Ciao a tutti, io sono Andrea Macianti e oggi voglio mostrarti come importare alcune AIR di terze parti nel nostro plugin. Le AIR in questione sono le Valalir, precisamente il pacchetto V2 Greenback 69. Andremo a sentirlo con un Marshall Plexi Super Lead del 1959. Il Plexi, come tutti sapete, è un ampli che ha fatto la storia. Mi viene subito a pensare a Jimi Hendrix, Ritchie Blackmore, Eric Clapton, il grande Paul Kossoff dei Free, Jeff Beck. La lista è lunghissima, quindi ci vorrebbe un giorno solo per elencarli tutti. L'unico problema di queste AIR è che sono veramente tante. Adesso andremo a sentire qualcosa e ovviamente ho fatto una scelta casuale perché sono davvero tante e fare una selezione richiederebbe tanto tempo. Ho deciso di fare questo video perché a molti è risultato un po' limitativo questo plugin, nel senso che abbiamo tre tipologie di microfonazione, dove all'interno di ognuna abbiamo tre microfoni, quindi ce n'è, però diciamo che molte volte più possibilità si hanno e meglio è per la scelta di un suono, perché l'AIR comunque è molto importante per il risultato finale. Però anche è vero che molte volte più cose si hanno e più difficile la scelta. Vi invito ad iscrivervi al canale per restare aggiornati sui prossimi caricamenti e andiamo a vedere l'interfaccia del plugin. Eccoci qua. Allora, questo è il plugin, questa è la sezione di cui vi parlavo che riguarda i microfoni. Vedete, ho tre tipi differenti di microfoni, idem così e così, sono ancora diversi. Ovviamente poi si possono bypassare, mettere solo singolarmente, intendo pannare, si può fare tutto. Teniamo presente che il suono, diciamo, di questo plugin di fabbrica non è assolutamente brutto. Ricordiamoci che è stato fatto da SoftTube in collaborazione, quindi studiato con il signor Tony Platt, che è il produttore di album come Highway to Hell e Back in Black di AC/DC, quindi diciamo che il suono Marshall lo conosce abbastanza bene. Allora, vediamo cosa fare. Intanto è necessario bypassare appunto i microfoni per poi andare a caricare nella nostra traccia di chitarra, che vabbè, adesso in stereo perché il loader ho scelto la modalità stereo, quindi due AIR contemporaneamente. Dunque, il caricatore, così lo chiamo, è questo qua, gratuito, scaricabile dal sito Lancaster Audio ex Rosen, prima si chiamava così, e niente, diciamo, potete scegliere appunto tre modalità: mono, dual mono o stereo. Io scelgo stereo e potete appunto usare due AIR differenti, quindi fa davvero la differenza. Questi AIR fanno davvero la differenza. Ora andiamo a sentire come suona.